Ci eravamo lasciati che stavo iniziando a appoggiare le stagionate che dovranno ospitare i campi coltivati o i campi. Non lo so, penso che farò più campi, perché voglio avere sia molte risorse di grano, sia molte risorse di altri elementi, tipo carote, patate. Naturalmente le carote, le patate, le zucche, e probabilmente le angurie, perché se sarò fortunato dovrei riuscire a trovare anche delle angurie. Probabilmente, ma più che altro, io spero di trovare una bella miniera, perché di solito dentro le miniere ci stanno i semi di anguria, nella maggior parte dei casi. Oppure un bello mob spawner, anche le casse che ci sono vicino ai mob spawner, di solito offrono belle sorprese. Io penso proprio che costruirò questi campi coltivati con una tettoia, così la neve non romperà i coglioni e soprattutto non si ghiaccerà l'acqua che dovrò mettere per poter coltivare. Ora fammi contare un attimo, se poi farò il percorso di acqua che mi permetterà di coltivare le due estremità. Ora, devo fare una cosa, levare tutta la neve e soprattutto iniziare la costruzione di una tettoia. Con la costruzione della tettoia potrò tranquillamente mettere l'acqua e l'acqua non si dovrebbe ghiacciare. Allora, se ci riesco, ecco fatto. Lo sapevo che i mezzi blocchi sarebbero serviti allo scopo. Però mi sa che sono pochi, ne dovrò fare altri. Ecco perché ho fatto bene a raccogliere il legno. Il sole già sta per calare, quindi fra poco dovrò sospendere la costruzione. Come pensavo, non sono bastati, e io sono pure un imbecille. Perché ho cominciato a fare il contorno e non fare direttamente il bordo? Allora, riempiamo l'acqua, ecco qui. Due secchi di acqua dovrebbero bastare per iniziare la creazione. Con il terzo, al terzo blocco dovrei, ecco, ora se prendo qua al centro, ok. Sistema effettuato, acqua infinita. E già sei ghiacciato. Sì, devo costruire una tettoia. Magari potrei metterci un po' di terra al posto del legno per evitare i ghiacci. Vediamo che ce la faccio in tempo prima che il sole scenda. Sì, così dovrebbe andare bene. Però fa schifo con la terra. È andato. Dovrebbe andare a finire. Va bene, sto facendo troppe stronzate una presso l'altra. Devo riflettere con calma, il sole ormai è calato e fra poco sorgerà la luna, per cui va bene, andiamo a dormire. Anche se forse invece di andare a dormire vi conviene cominciare a creare qualcosa, sì. Con questi probabilmente dovrei riuscire a sistemare. Fai una cosa, io mi prendo anche questi, così levo queste fessure e finalmente posso incominciare a utilizzare i vetri. Io infatti me li sto portando appresso da una vita. Ecco fatto, la mia casetta rustica adesso tiene anche delle belle vetrate. E poi, perché dovrei andarmene a dormire adesso? Io già che ci sono, visto che sto chiuso in casa, e qua i mob difficilmente possono raggiungermi,
Una buona idea sarebbe magari che so di utilizzare questo vetro che ho fatto anche per non solo per abbellire le finestre, ma magari fare una bella ringhiera di vetro sul tetto. Sì, penso che sia una bella idea, sì. Ok. Beh, facciamo un bel recinto di vetro, vediamo un poco. Però si crea bene anche sopra gli scalini. Non so se questa era una cosa che si poteva fare già prima, magari è stata implementata, comunque vedo che si può sistemare anche su gradini, si possono sistemare questi vetri. Una bella mattonata di vetro, eh? Questo lo tengo anche un riparo quando devo salire. E pare che non faccio le cazzate. Io tengo il piccone tocco di vento, non capisco per quale motivo non lo uso, invece di sprecare materiali. Probabilmente non lo uso perché non mi ricordo dove cazzo l'ho messo. Però mi sono accorto anche di una cosa, che dovrei togliere anche queste qui. Sì, è vero, io le ho messe più che altro per ripararmi nel caso un deficiente lungo e nero venisse a teletrasportarsi in casa, comunque penso che anche così potrei ottenere un bel effetto. Sì, non è male. Voglio dire un po' di terra. Cazzo. Ok. Penso che ne andrò a dormire, per cui se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo domani, perché sarà una giornata intensa, ne sono sicuro.